Ok, ciao ragazzi, oggi siamo su Arma 3, ho preparato una missioncina piccola piccola, semplice semplice, anche perché sinceramente non mi ricordavo neanche più i vari menu dei comandi per il posizionamento e i movimenti degli omini, quindi e soprattutto anche dell'elicottero non mi ricordavo come si faceva a farlo alzare in volo, venirsi a prendere, farsi portare, scendere e tutto il resto, quindi dovrò andarmi a rivedere ancora qualcosa perché sinceramente non mi ricordo più di molto. Comunque ho preparato questa piccola missioncina, dicevo semplice semplice, che consiste, come avete letto comunque l'anteprima, è lupo solitario, quindi cecchino ci sarò solo io e la missione praticamente è questa. Parte da qui, l'elicottero si alza in volo. Mi viene a caricare in questo punto, io salgo sull'elicottero, l'elicottero si rialza in volo e mi porta verso il checkpoint che è in questo punto un punto mi farà scendere, dopodiché proseguo a piedi per circa 400-500 metri fino al punto di appostamento. Una volta che sarò sul punto di appostamento avrò una buona visuale verso l'obiettivo appunto che è l'ufficiale, quindi dovremo colpire per primo l'ufficiale, dopodiché ci saranno questi tre membri di una squadra che proteggeranno appunto l'ufficiale. Poi se questi tre riusciamo a farli bene, se no comunque sia l'obiettivo principale è uccidere l'ufficiale. Ok. L'elicottero, dopo che ci farà scendere, si rialzerà in volo e tornerà all'aeroporto. Niente, andiamo a provarla. Anteprima, avrei voluto fare qualcosa di più, però veramente non è tanto che non lo gioco e non mi ricordavo più. Allora, ho aumentato la velocità 2x, l'elicottero dovrebbe alzarsi da là, eccolo là. Eccolo lì. È un Little Bird. È una specie di Little Bird di Battlefield 4, anche questo qui comunque è un bird, è un humming bird. Adesso ci viene a prendere. Andiamo a velocità normale. Terza persona. Vieni, vieni. Cazzo ci mette a atterrare? Perfetto. Certo che come grafica comunque Arma 3 lascia sempre a bocca aperta. Adesso su YouTube vabbè non renderà come a vederlo dal vivo, ma dal vivo cacchio. Vedi addirittura l'aria calda che esce dalla turbina. Fusoliera sembra di vetro veramente. Comunque adesso l'obiettivo ce l'abbiamo a 3 km da qua, lo vedete di fronte all'elicottero che è marcato. Là dietro a sinistra c'era l'aeroporto, appunto da dove siamo partiti. 1,9 km. Perché non fa il volo molto più radente, cacchio, gli ho detto furtivo, gli ho detto. Qua addirittura si impenna. Vabbè. Ok, adesso ci stiamo avvicinando sul checkpoint dove mi farà scendere appunto. Scendi. Dai che ci abbiamo poco tempo, cazzo.
L'elicottero se ne va. Noi invece dobbiamo andare di qua. Ok. Nel tragitto intanto vi ricordo che Beta ha aperto un nuovo canale, un canale interessante, almeno per chi non ha voglia di giocarsi le campagne dei giochi. Lui ha aperto questo canale appunto per Warthrow, Let's Play. Warthrow si dice? Sì, mi sembra di sì. Comunque fa appunto campagne fa video su campagne di giochi. Adesso sta caricando i video sulla campagna di Ghost. Io sinceramente non l'avevo giocata e mi fa piacere vederla giocata bene perché è un buon giocatore e mi piace guardare appunto i video della campagna di Ghost appunto perché io non l'ho giocata. Quindi, per chi fosse interessato e come me non ha tempo di giocare la campagna perché è più interessato magari al multiplayer, è un'ottima alternativa per conoscere anche com'è il gioco nella campagna. Non ci sono molti canali che fanno Warthrow, Let's Play, soprattutto fatti bene, eh? Lui gioca bene. Fa bei video registrati bene con una buona qualità, quindi direi andate a visitare il canale Gameplay Italia. Io l'ho già aggiunto nei canali consigliati, quindi se andate sul mio canale lo troverete sulla destra, appunto tra i canali consigliati. Ok, siamo quasi al punto di appostamento, eh. Il campo è là sotto. Speriamo che nel frattempo non si siano messi a girare. Ok, avviciniamoci alla pianta pian pianino. Così intanto lo facciamo anche riposare un attimo perché se no la mira va dove va, eh. Già è molto più difficile rispetto a Battlefield 4 perché qua proprio il fucile oscilla in una maniera incredibile. Quando punti, il fiato lo trattiene pochissimo. Allora, prendiamo il binocolo prima di tutto. Binocolo che è il telemetro. Ok. 1, 2, 3. Vedere che dietro la casa sto deficiente. Vedere la mappa. No. Uno ha pensato bene di andarsene. Dove cazzo è andato? Sto coglione avrà sentito l'elicottero, ha detto andiamo a farci un giro. Vabbè, comunque a noi interessa l'obiettivo, l'obiettivo è lì. L'ufficiale è questo. Che è a 674 metri. 674 680. Facciamo 700. Allora, torniamo il telemetro. Prendiamo il fucile. Aggiustiamo il tiro, 600, 700, zoomiamo, 700, allora, guarda come cacchio oscilla, non dobbiamo sbagliarlo, se no sono cazzi, giù, bastardo si è abbassato. Stai calmo. Ah no, quello l'avevo preso, cazzo. Quello l'avevo allungato. Diamogli ancora un colpo di grazia, magari. No, quello è morto comunque. Mappa.
Fatti. Ok. E l'obiettivo è fatto, obiettivo raggiunto, quindi missione compiuta. Lo so che è una missioncina un po' del cazzo così, però è giusto così tanto per iniziare perché veramente, ripeto, non mi ricordavo più i comandi. Però sono riuscito a far alzare l'elicottero, a farmi venire a prendere, a farmi portare al checkpoint, a farmi scendere, a farlo rialzare, andare via. E ho posizionato così un po' a cazzo gli obiettivi. Beh, spero comunque che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, un commento. E noi ci vediamo alla prossima su Battlefield 4. Ciao belli!